Scusate un secondo, c'è la finestra di gioco leggermente sfasata. Ok, possiamo continuare. Recupererò, mi sembra un gioco molto figo comunque. Lo è. Se qualcuno in live vuole fare una mini micro riassunto di quello che avete visto finora del gioco. Ok. Siamo arrivati qui. La volta scorsa siamo andati là sopra, dato che non potevamo fare altro, ma ora col potenziamento che abbiamo preso possiamo correre sulla lava e arrivare qua e proseguire. Vi ricordo che per correre sulle superfici liquide io devo essere sempre in movimento. Per cui non mi posso fermare a pensare o aspettare che qualche trappola si muova. Là sopra c'è un checkpoint, spero di riuscire a raggiungerlo. Ok. Meno male che ho fatto il doppio salto, altrimenti ci sarei morto. Checkpoint raggiunto. Purtroppo mi sono perso dei pezzi. Ok, allora, il riassuntone è che in questo, diciamo, mondo parallelo. In questo mondo parallelo l'umanità è stata annientata, a parte un piccolo villaggio che si è rifugiato nel bordo esterno di un'isola. E c'è una profezia, stavo per lasciarci le penne, sto ancora per lasciarci le penne in realtà. Ok. Uff, e abbiamo trovato un'altra nota. Dicevo, a parte il villaggio nel bordo di un'isola, e c'è questa profezia dove quando il re dei demoni tornerà per annientare completamente l'umanità, verrà l'eroe dell'Ovest a salvare l'umanità, per cui questa è la profezia. E noi eravamo un ninja di quel villaggio, ora possiamo tornare. Eravamo un ninja di quel villaggio. E è successo esattamente quello che diceva la profezia. È arrivato l'eroe dell'Ovest che ci ha consegnato una pergamena e ci ha detto di portarla nella montagna più alta dell'isola, che si trovava a est. Ci siamo messi in viaggio dopo mille mille peripezie. Siamo arrivati alla montagna dove un gruppo di monaci. Possiamo chiamarli monaci. Mi interrompo un attimo con il riassunto perché qui c'è il bastone che ci permette di salto un po' il dialogo. In pratica è rimasto lì da 500 anni e ci permette di usare un teletrasporto per andare a livello superiore. Il livello dove ci inseguiva il drago, ma ci servirà dopo. Comunque, dopo mille peripezie, siamo arrivati al cospetto dei monaci che ci hanno dato il potere di viaggiare avanti nel tempo. Siamo diventati noi stessi, il messaggero. Siamo arrivati di nuovo al villaggio, dove c'era un altro attacco del demone re, e abbiamo passato la pergamena.
rendendo la storia circolare. Sfortunatamente il messaggero che noi abbiamo disegnato è morto, quindi tocca a noi sciogliere completamente e definitivamente la maledizione. A quanto pare questa maledizione è legata a un carrion, per cui per scioglierla dobbiamo trovare le sei note mancanti. Per ora ne abbiamo trovate 4 su 6. Non l'avevate ancora vista la schermata dell'inventario. Ok. Dobbiamo scendere ancora un po'. Quindi ora stiamo andando alla ricerca di queste note che sono sparse per i vari livelli che abbiamo già visitato. O meglio, sono in percorsi segreti o alternativi dei livelli che ora possiamo visitare avendo più potenziamenti, avendo sbloccato nuove strade. Senza contare i livelli nuovi che piano piano stiamo scoprendo. Comunque è un gioco che, a parte la lore, la storia, vale la pena di essere giocato sia per la giocabilità in sé, che per tutto il resto, anche i vari dialoghi che io sto assolutamente saltando. Allora, 2,50 per questo potenziamento. Ancora non ci siamo. I dialoghi, la diciamo lore più approfondita di tutto, i vari richiami. Abbiamo visto anche qualche battuta carina su vecchi giochi. E qualche volta abbiamo sfondato anche la quarta parete. Ora, magari se non prendo danno così è meglio. Sono tornato indietro nel tempo per un motivo preciso che adesso vedrete. Ecco qua. C'è la nostra amica che abbiamo liberato la volta scorsa. Quindi hai parlato con il profeta? Sì, sembra che tu abbia davvero una possibilità a spezzare la maledizione nel nostro mondo. Ma quindi, una volta eri un messaggero anche tu? Certo, il mio potere era di viaggiare indietro nel tempo, nel passato, dove a quanto pare tu puoi viaggiare nel futuro. E il profeta ha ragione. Tu avrai bisogno di questo per salvare un amico. Addio ninja, contiamo tutti su di te. Grazie, nessuna pressione, vero? E quindi ci ha liberato queste due lampade che ci servono per liberare un amico. In questo momento non ci sono di aiuto, ma ovviamente se viaggiamo nel futuro capiremo che cosa avrà voluto dire. E opla! Manfred, che cosa è successo? Ricordiamo che il nome del drago è Manfred perché lui vuole essere un Grazie Luke dell'host, grazie mille. Dicevo, il drago si chiama Manfred perché vuole essere un maggiordomo. Ehi amico, è una lunga e imbarazzante storia.
Le Elemental Skylands sono in pericolo. Ho bisogno del tuo aiuto. Le Elemental Skylands? Sì, regolano il clima in questo piccolo vostro mondo. Se non ce ne occupiamo presto, scoprirai che la maledizione del demone è l'ultimo dei tuoi problemi. Ok, cercherò di trovare qualche aiuto. Ti aspetto qui. In realtà l'aiuto l'abbiamo già ricevuto e possiamo rompere il ghiaccio. Pure io voglio un dragone come maggiordomo. Beh, non sarebbe male. Tecnicamente sarebbe un serpente del cielo. Ecco fatto. È grandioso riuscire a muoversi di nuovo. Ci scommetto. Sì, la libertà è quello che ci vuole. Va bene, abbiamo il... Come posso tradurre? Il mondo da salvare. Sei pronto per andare nelle Elemental Skylands? Eh sì. Ok, facciamolo. E questo livello è un piccolo twist. Non ti mentirò, amico. È brutta. Cosa succede? Sembra che il Demon King abbia corrotto il Clockwork Concierge, che non saprei come tradurre. È un grosso robot che occupa questo posto. È una superstar dei maggiordomi. Non vedo l'ora di incontrarlo. Comunque, potevo occuparmene da solo, ma le Skyland hanno reso il robot invincibile. E io che devo fare? Ti lascerò in ognuna delle Skyland, così potrai disattivare il generatore di scudi. E insieme potremo dare un grosso pugno al Clockwork, certo. Ok, va bene, farei così. E quindi questo livello è uno sparatutto. Uno sparatutto alla Airtype. Ciao Makoyash. E non ho detto Airtype per caso perché ha lo stesso tipo di potenziamento, nel senso che se tieni premuto ti fa un colpo più potente. E più volte premi e più spari. Ok, ci siamo alle Air Skyland. Ti prenderò appena hai disabilitato il generatore di questo posto. Possiamo prendere un potenziamento intanto. Sera Gabriel, passo solo per un saluto che adesso vado al lavoro. Ci si vede stasera da gatto se faccio in tempo. Va bene, Makuyasha, grazie per essere passato, buon lavoro. Ok, quindi questo potenziamento che abbiamo preso nella mappa ci fa vedere, e in questo livello non va bene, in un qualsiasi altro livello ci fa vedere, vedete le stelline azzurre, ci fa vedere dove ci sono i portali temporali. Diciamo che sono un aiuto per qualche enigma. E questo è un livello che non abbiamo fatto nella prima metà del gioco. Quindi, come dicevo prima, anche l'essere un classico Metroidvania non vuol dire solo rivisitare i livelli già visti in una nuova veste, ma anche trovarne di nuovi. Ed ecco qua il primo dei generatori. Disattivato. E questo è stato facile. Ora dobbiamo tornare all'aperto per farci prendere da Manfred.
Vediamo se riesco a non prendere danno. Wow. Vediamo un po' cosa c'è qui. Non ricordo questo pezzo. Ah sì, ora ricordo. E come se lo ricordo. Mannaggia. Faccio un paio di tentativi. Vediamo se... Ok. E abbiamo preso un altro sigillo verde. Ciao Rikishimaru, ben arrivato. Ho visto una nota dei programmatori recente, hanno detto che con la prossima patch, oltre ad aggiungere il New Game Plus e a sistemare un po' i comandi, aggiungeranno anche nuovi potenziamenti che si possono ottenere liberando tutti i sigilli. E op, torniamo in groppa Manfred. Come va, Rikishimaru? Tutto bene? Comunque, intanto che faccio questo livello un po' impegnativo, non sono mai stato un gran campione degli sparatutto del genere. Vi posso dire che ho comprato un paio di aggeggini per le live e la live a tema retro dell'Atari si avvicina. Devo ancora fare un paio di test. Ho rischiato tantissimo. Lì c'è una strada che va giù, quindi dovrò trovare un portale per tornare giù. Spero di risolvere un problema di streaming per andare in live anche stasera, incrocio le dita. In bocca al lupo. Vediamo cosa c'è qua sotto. Ah! Beh, beh, beh. Ecco, potevo evitare di morire così, però. Oh, signor, da qui, va bene. Beh, dato che è completamente opzionale quel coso, posso fare a meno di rischiare la vita un'altra volta. A che ora fai le live, Rikishimaru? Ora possiamo andare di qua. Facciamo un giro per salire e vediamo là sopra il generatore dov'è.
Porca che errore. Scusa Gabriel, ero distratto da una cosa. Mi hai chiesto a che ora fai le live di solito? Non dirmi che devo rifare il giro, vero? Mi sa di sì. Allora rifacciamo il giro, vediamo di non morire. Ho recuperato un'attacca di vita, va bene così. Ok. Maledizione all'albero. Oh. Di solito alle 16 dal lunedì al venerdì e al sabato alle 12. Oggi faccio il primo esperimento di notturna alle 23. Ok. Non potrò seguirti. Disattiviamo questo generatore. Grazie. E proseguiamo col livello. Ciao Manfred. Quello potevo evitarlo. Voglio il fuoco automatico. Un difetto di questo livello è che non ho ben capito dov'è l'Xbox. L'Xbox. L'Hitbox, volevo dire. Va bene. Nel senso, non ho capito se non devo farmi colpire io o la testa del serpentone o tutte e due. Ok. Il Water Skyland. I miei esperimenti di notturna mi hanno portato ad essere un non morto per 2 o 3 giorni. Ti capisco, Luke. Xbox One It. Sì, esatto. Ah, giusto, per i nuovi vi faccio notare come la musica cambia sia da 8 a 16 bit che sott'acqua. Fantastico. E con le cuffie nuove devo dire che la sento ancora meglio la musica. Che bello. Va bene, ci provo una volta. Ma dai, così stupido. You pressed, eh sì. Ci riprovo, dai. Sono morto in maniera troppo stupida. In questo momento non si sente molto bene perché sentiamo la ventola del PC. Addirittura. Ok. Allora mi sa che devo diminuire il gain del microfono. Fatta. Voglio capire se cambia l'utenza, se
piace o meno. Magari poi decido di fare dalle 22 alle 23:30. O quelle di una. Addirittura si sentono così tanto. Bastardo. Mannaggia a te e a tutta la tua famiglia. Basta. Si sentono un pochino, non danno troppo fastidio, meno male. Però se li hai paragonati a un aereo, porca miseria. Ah! Tu muori. Tu muori. E anche tu muori. Ok. Ora meno, perfetto. Dovrei avere abbastanza soldi per un nuovo potenziamento. Oh yes. Questo potenziamento in pratica nella mappa del mondo ci fa vedere, vedete in basso a destra, quanti sigilli abbiamo preso in varie aree. Aree. L'ultimo invece ci mostrerà la posizione esatta dei sigilli. Questi ultimi due sono potenziamenti per chi vuole completare ovviamente il gioco al 100%. Spento anche questo generatore. Mi confonde anche il fatto che se la mia hitbox sono io, cioè il protagonista, il fatto che spari da più in basso è un po' gnec. Ecco, mi confonde. Quasi fatto filotto. Ok, sto giro è andato. Adesso le Fire Skyland. Ho sbagliato tasto, perfetto. Va bene, riproviamo. Ho schiacciato il tasto di camminare sui liquidi invece di quello dell'arpione, ovviamente. Ciao Drevank, ben arrivato. Ok, questo è un altro generatore. Ora ho fatto l'errore opposto. Rifacciamo.
vediamo di non rifare gli stessi errori con i tasti. Ok. È andato anche questo. Come te la passi, Drevank? Tra l'altro, ora che il venerdì nero si avvicina, hai già visto qualcosa di acchiappare approfittando degli sconti? Ah. Sni. In realtà le cose che mi servivano costavano relativamente poco e le ho comprate subito. Magari avrei risparmiato quei 2-3 euro, però non mi cambia la vita. In realtà mi sono completamente dimenticato del venerdì nero, ecco. Dovremmo essere al boss. Esattamente. Ed ecco il famoso robot maggiordomo. Come nel più classico dei giochi sparatutto, ha varie zone da colpire. Ok, la testa è andata. Due dei cannoni sono andati. E anche il terzo. E ora possiamo colpire questo cuore di acciaio. Se quello che mi dicevi ieri è in sconto lo prendo, lo spero, Luke. Spero vivamente. Io ho approfittato dello sconto di 10 euro che ha dato Amazon un paio di giorni fa per prenderlo. Quello sportello là dietro non serve assolutamente a niente spaccarlo, però se lo possiamo spaccare si spacca. Che ci manca poco, mi fanno un po' male le dita. Ci siamo. È andato. Sera Mantico Rain, ben arrivato. Io vi saluto, mi immergo nei misteri di Streamlabs. Ciao giovane Gabriel, chi è il giovane Gabriel? E a tutti i ragazzi in chat, ciao Ricky Shimaru. Ammazzo Lucarino, ah no, ciao Vilita. Ehi, bentornato. Chi siete voi? E dov'è il mio bastone? È bello incontrarti, Clockwork. Sono un grande fan. Questo è inaccettabile. Devo ritornare a essere presentabile alle mie Skyland. Andiamo, rilassati. Ti abbiamo fatto uscire dalla maledizione del demone. Ah, è così? Allora sarebbe maleducato da parte mia per lasciare un tale gesto. Senza ricompensa. Beh, sono d'accordo. Dato che ho speso un sacco di secoli in perfetta armonia,
con gli intricati equilibri delle Skyland, il mio cuore ha materializzato un pezzo unico. Considerando quanto profondamente la vostra cooperazione ha toccato il mio metaforico cuore, voglio offrirvelo. Ed ecco una nota che ci mancava. Hai solo 30x anni, sono pochi. Abbiamo ottenuto la chiave della simbiosi. Grazie, Clockwork Orchard. Ora ho molto da fare. C'è qualcos'altro con cui posso aiutarvi? Beh, sì, è solo... Cosa c'è? Ha sempre voluto essere un maggiordomo. Sei il suo eroe. Ehi, non vale. È così? Qual è il tuo nome? Coraggioso serpente del cielo. Manfred. Manfred, eh? Sì, penso che possa andare. Davvero? Sì, ha il perfetto nome per un apprendista. No, questo è fantastico. Ok. Ora dovrei tornare ai miei compiti. Tornate quando la vostra missione è finita. Certo, tornerò e prometto di lavorare super duro. Super duro non si può sentire, scusate. Sì, credo che per prima cosa sistemeremo il tuo vocabolario. Arrivederci per ora, Manfred, e buona fortuna, messaggero. Abbiamo realizzato il sogno di Manfred, siete contenti? Siete felici? Manfred e il messaggero hanno salvato il mondo. Puoi crederci? Sì, è stata una bella avventura. Avrà scritto hard worker, stacca in vista, tira in italiano. Sì, può essere. Quando tutto questo sarà finito, quell'evento da solo è meritevoli di un secondo playthrough, se vuoi il mio parere. Comunque dovrei tornare a volare. Abbi cura di te, amico. E ok. Abbiamo recuperato una nota. Abbiamo realizzato il sogno di Manfred. Cool. Ora possiamo tornare su. Non senza qualche difficoltà. Ah no! Ok. Molte difficoltà. Riproviamoci. Io e il ghiaccio non siamo molto amici. Allora, niente.
faccio un po' troppo prendere dal panico in quel frangente. Cercherò di essere più freddo. Ti piace proprio quel burrone? Sì, ci sono molto legato. Comunque, vedete questa roccia con due figure qua sotto? C'è della lore che non vi spiegherò. Se volete sapere la lore di quella roccia, dovrete giocare il gioco e chiedere al negoziante. Dicevi Vilit. Non ho detto nulla, bravo. Ora, ecco, ci voleva tanto, eh? Mentre io faccio secco di nuovo. Vediamo di trovare un checkpoint alla svelta. Ok. Tipo, vediamo di andare sulla cima in fretta. Molto bene. Ora torniamo in cima per ritornare nel livello del cielo. Anzi, direi che è anche ora di chiudere la live, quindi arriviamo in cima e poi possiamo chiudere e continuare la prossima volta. Eccoci qua. Bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere passati. Direi che ci vediamo domani alla stessa ora, alle 18:15. Manderò comunque il solito messaggio nel gruppo Telegram, che gentilmente uno dei mod linkerà in questo momento. Grazie. Perfetto. E niente, passate una buona serata e ci vediamo domani. Ciao ciao!